Benvenuti, io sono Daniela Bulgarelli del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino. Oggi, per pillole di psicologia, vi racconterò uno dei possibili temi della psicologia dello sviluppo e dell'educazione. Innanzitutto, funzionalmente al nostro discorso, dobbiamo prima richiamare alla memoria che cos'è una teoria nell'ambito scientifico. Una teoria, innanzitutto, è un insieme di definizioni, di assiomi, di postulati e di costrutti ipotetici interconnessi tra loro. Organizza e dà significato ai fatti, agli eventi, descrive strutture o processi non osservabili, guida la ricerca futura e dipende ovviamente dal contesto storico e culturale in cui nasce e si sviluppa. La psicologia dello sviluppo e dell'educazione ha delle teorie che sono caratterizzate in alcuni modi. Innanzitutto queste teorie si concentrano sul cambiamento nel tempo del comportamento e delle competenze psicologiche. Per esempio, se vogliamo descrivere il cambiamento della competenza linguistica, diremo quante parole tipicamente i bambini pronunciano a 15 mesi, possono essere da 0 a 12, quante parole usano e come le usano i bambini di 2 anni, di 6 anni e così via. Poi le teorie sullo sviluppo psicologico si legano, cioè legano il cambiamento nel tempo a cosa è accaduto prima e cosa accadrà dopo. Per esempio, i bambini che a 15 mesi già pronunciano alcune parole sono gli stessi che a 3 anni hanno un vocabolario più ampio rispetto ai bambini che a 15 mesi ancora non parlavano e sono anche i bambini che a 6 anni hanno migliori prestazioni scolastiche. Gli obiettivi che si pongono le teorie sullo sviluppo psicologico sono diversi. Innanzitutto, quindi, descrivere i cambiamenti del comportamento all'interno di una o più aree di sviluppo. E io ho fatto l'esempio, del linguaggio. Descrivere i cambiamenti nelle relazioni tra diverse aree del comportamento. Per esempio, i bambini che sono più bravi a parlare a 6 anni perché hanno un vocabolario più esteso, si esprimono meglio anche a livello grammaticale, sono anche i bambini che aiutano di più i loro compagni. Quindi lo sviluppo del linguaggio, per esempio, è collegato al comportamento prosociale. E poi ovviamente ci interessa capire, spiegare l'andamento dello sviluppo che abbiamo descritto. Cos'è che può spiegare il fatto che alcuni bambini a 15 mesi parlano già e altri invece iniziano a 18 mesi o a 24? Questi sono alcuni esempi di domande che si pone la psicologia dello sviluppo e dell'educazione. Queste domande poi diventano anche un po' più specifiche. Per esempio, noi ci chiediamo qual è la natura dell'uomo e devo dirvi che oggi è fortemente riconosciuto e abbracciato da molti un punto di vista costruttivista e interazionista. Cioè noi guardiamo l'individuo nel suo arco di vita, da quando nasce a quando diventa anziano, guardiamo questo individuo come una persona attiva nei suoi apprendimenti e nei suoi cambiamenti, che avvengono grazie al fatto che la persona sta in interazione con altre persone significative, genitori, insegnanti, partner, amici. Una seconda grande domanda è lo sviluppo, il cambiamento è qualitativo o quantitativo? Per esempio, tornando all'esempio del linguaggio, noi sappiamo che l'uso delle primissime parole dei bambini è un uso qualitativamente diverso da un certo punto di vista dall'uso delle frasi composte, perché solo quando il bambino usa le frasi composte fa un uso simbolico del linguaggio, sa usare le parole come simboli appunto per un significato che è nella loro testa. Però i cambiamenti possono essere anche quantitativi e quindi ad esempio un ragazzino di 15 anni ha un certo bagaglio di numero di parole che conosce che a 25 anni dopo aver finito il percorso universitario sarà aumentato in quantità, ok? Come la natura e la cultura contribuiscono allo sviluppo psicologico, e questo sarà uno dei temi dell'argomento che vi spiegherò oggi in maniera un po' più approfondita, e poi che cosa cambia? Anche questo lo vedremo nell'esempio che sto per introdurvi.
Allora, l'esempio che vi porto oggi è uno dei temi di ricerca di cui io stessa mi occupo, lo sviluppo della teoria della mente. Che cos'è la teoria della mente? È la capacità di capire come funziona la mente dell'altro, in questo senso. La teoria della mente è la capacità di attribuire stati mentali, cioè emozioni, desideri e credenze, alle altre persone per spiegare e predire il comportamento delle altre persone, ma anche il proprio. E quindi perché facevo un'introduzione sulle teorie? Perché la nostra teoria della mente, il modo in cui noi spieghiamo il funzionamento mentale delle persone intorno a noi, è una vera e propria teoria scientifica. Ci sono dei postulati legati tra di loro per spiegare qualcosa che non possiamo vedere, ovvero la nostra mente, che non è percepibile. Possiamo soltanto inferire i contenuti mentali proprio a partire dai comportamenti. Vi faccio un esempio. La mia amica mi vede camminare dall'altro lato della strada, vede che sono diretta verso la palestra. La mia amica pensa, Daniela aveva voglia di fare attività fisica, avrà pensato che la palestra fosse aperta. Si è dimenticata che oggi è chiusa per lavori, come sarà infastidita dalla situazione. Quindi la mia amica mi vede camminare e mi attribuisce tutti questi stati mentali. Desiderio, Daniela aveva voglia. Credenze, Daniela ha pensato, Daniela si è dimenticata, e reazioni emotive, Daniela sarà infastidita del fatto di essersi dimenticata che la palestra era chiusa. Se voi ci pensate, questi processi mentali per noi sono abbastanza automatici e sono quotidiani, quindi noi continuamente spieghiamo il comportamento delle persone attribuendo intenzioni e stati mentali. Quando ho iniziato lo studio della teoria della mente in psicologia? È iniziato negli anni 80. Alcuni autori diversi hanno avviato degli studi in maniera un po' parallela, ma la prova classica più famosa per studiare la comprensione della mente si chiama prova classica di falsa credenza ed è stata messa a punto da Baron Cohen e colleghi nel 1985. Si chiama prova dello spostamento in atteso perché funziona così. Ai bambini si legge questa storia mostrando le immagini oppure anche animandola con dei pupazzetti. Ci sono molte forme diverse al giorno d'oggi di questa prova, ma questa è quella originale. E noi raccontiamo ai bambini prescolari, dai 3 ai 6 anni. Questa è Sally e questa è Ann. Sally mette la sua palla nel cestino. Sally esce. Ann sposta la palla nella sua scatola. Sally torna. Dove Sally cercherà la palla? A noi adulti questa sembra una prova molto semplice, ma il risultato prorompente di questo studio fu che i bambini di 3 anni rispondevano sistematicamente che Sally avrebbe cercato la palla nella scatola. Qual è il problema qui? Dove sta il nocciolo della questione? I bambini di 3 anni intanto non sanno prendere il punto di vista delle persone di fianco a loro, ok? Cioè attribuiscono a tutti lo stesso proprio punto di vista. E questo problema, questo errore, diventa ancora più forte quando le altre persone hanno una credenza falsa, una credenza che non è aderente a quello che accade nella realtà. Qual è l'altro risultato molto interessante? Quindi i bambini di 3 anni sbagliano sistematicamente, ma i bambini di 5 anni invece sono praticamente tutti sistematicamente corretti e ci diranno che Sally cercherà la palla dove l'ha lasciata, dove pensa che la palla si trovi, ovvero nel cestino. Quasi la totalità dei bambini di 6 anni supera questa prova senza problemi. Allora c'è un cambiamento repentino in questa prova, ok? Ed è una prova molto utile per discriminare la comprensione della mente dei bambini prescolari. Ci sono tante prove simili a questa, le più famose sono la prova di Maxi e la prova degli Smarties. Se googolate queste parole su internet potrete trovarle e leggere anche molti studi scientifici. Tenete conto che al giorno d'oggi queste prove sono state fatte fare a migliaia di bambini in tutto il mondo e quindi i risultati che vi sto raccontando sono assolutamente solidi. Dove siamo ora con lo studio della teoria della mente? Siamo partiti nel 1983-85 e siamo arrivati nel 2020, sono passati quasi 20 anni.
Oggi abbiamo tante prove diverse, oltre a quelle di falsa credenza, che studiano la teoria della mente. Alcune di questi sono in particolar modo test compositi, fatti di tante prove diverse. Uno è il Tom Storybook, un altro sono i Tom Tasks. La particolarità di queste prove composite è che intanto, come vi dicevo prima, la psicologia dello sviluppo vuole analizzare lo sviluppo nel tempo. Quindi se la prova classica di falsa credenza di Sally Ann funziona bene con i bambini di 3, 4, 5 anni, via via che questi bambini crescono abbiamo bisogno di altre prove più difficili. E poi la teoria della mente non è così semplice, è fatta di tante componenti diverse e questi test compositi quindi ci permettono di analizzare, di osservare anche altri elementi che fanno parte della teoria della mente. Quindi ci permettono di misurare il cambiamento anche fino ai 12 anni di età e oltre, ci sono prove anche per adulti, e poi di avere misure più precise per descrivere il comportamento dei bambini e le differenze tra di loro. Questi studi sulla teoria della mente ci hanno permesso ad oggi di rispondere ad alcune domande interessanti sullo sviluppo psicologico dei bambini soprattutto, perché io adesso mi sto concentrando, come avete capito, sui bambini. Intanto, che cosa cambia nella teoria della mente? Uno degli elementi che cambiano è la capacità di tenere presente il punto di vista dell'altro, anche quando il punto di vista dell'altro non è aderente alla realtà. Lo sviluppo è qualitativo o quantitativo? Nella teoria della mente abbiamo un esempio di cambiamento qualitativo, che di solito avviene proprio in questo modo. Nell'arco di tempo abbastanza breve c'è un cambiamento radicale nelle prestazioni dei bambini, mentre di solito i cambiamenti quantitativi sono più graduali e soprattutto cambia proprio la capacità di ragionamento del bambino. E difatti nella prova di falsa credenza, prima il bambino non sa tenere conto del punto di vista dell'altro, poi impara a fare questa cosa nuova, qualitativamente diversa, tiene conto del punto di vista dell'altro e riesce a superare la prova. Quindi è un cambiamento qualitativo. Altre domande a cui abbiamo risposto ad oggi. Qual è la natura specifica dell'uomo? Qui abbiamo un esempio della visione interazionista dello sviluppo. Che cosa si è osservato? Che quando i bambini sordi nascevano da una coppia di genitori udenti, questi bambini sviluppavano un po' di ritardo nell'acquisizione, nella comprensione della mente dell'altro. Invece i bambini sordi che nascevano da due genitori sordi a loro volta non presentavano un ritardo di sviluppo nella comprensione della mente. Come mai? Il nocciolo sta qui, che i bambini sordi di genitori sordi sono subito inseriti in scambi comunicativi molto ricchi con i genitori. Poiché i genitori usano il linguaggio dei segni, il canale non uditivo per comunicare, entrano subito in una comunicazione molto ricca con i loro bambini. Invece i genitori udenti non sanno comunicare con i gesti in maniera ricca. E quindi queste prime comunicazioni, finché il bambino non viene, o i genitori non imparano la lingua dei segni, o il bambino non viene, introdotto alla lingua verbale, la comunicazione resta impoverita. E questo ha un impatto negativo sullo sviluppo della teoria della mente. Quindi una visione interazionista. Come la natura e la cultura contribuiscono allo sviluppo della teoria della mente? Da una parte c'è sicuramente un aspetto biologico, di natura. Noi sappiamo che i bambini col disturbo dello spettro dell'autismo hanno un deficit specifico nella comprensione della mente. Non riescono ad attribuire facilmente, fanno molta fatica ad attribuire stati mentali alle altre persone, emozioni, desideri. Ci sono molte persone con autismo che non arrivano mai a risolvere i compiti di falsa credenza e alcuni invece, una parte di essi, che ci arrivano con molto ritardo, magari in età scolare, non a 3-4 anni. Questo è dovuto a un funzionamento atipico dei sistemi neuronali che gestiscono, la comprensione della teoria della mente. Però la teoria della mente non ha soltanto una parte biologica, ma anche una parte culturale. Perché noi oggi sappiamo che i bambini italiani non sviluppano la teoria della mente nella maniera proprio uguale, per esempio, dai bambini tedeschi.
perché abbiamo delle qualità di interazione genitori-bambini che sono un po' diverse. Così come sappiamo che alcuni elementi della teoria della mente si sviluppano in un modo un po' diverso nelle culture orientali rispetto alle culture occidentali. Quindi c'è anche un intervento della cultura. Abbiamo risposto già a tante domande con quasi 40 anni di studi sulla teoria della mente, ma alcune domande non hanno ancora avuto risposta e io ve ne presento giusto un paio per darvi un'idea. Come la natura e la cultura contribuiscono allo sviluppo della teoria della mente? Per esempio, non è ancora chiaro oggi se i bambini con un disturbo specifico di linguaggio abbiano un ritardo nella teoria della mente oppure no. Ci sono studi che dicono di sì e studi che dicono di no. Allora, la chiara relazione tra linguaggio e teoria della mente non l'abbiamo ancora descritta e spiegata in maniera esaustiva. È necessario andare avanti con le ricerche. E quando i bambini nascono ciechi e non hanno mai la possibilità di vedere un volto, le espressioni del volto e soprattutto la direzione dello sguardo? Perché capite bene che per avere un'idea del punto di vista dell'altro sulla realtà, poter utilizzare la direzione dello sguardo è un elemento molto importante, che i bambini già molto piccoli utilizzano, Ci sono alcuni studi che ci dicono che i bambini ciechi dalla nascita hanno un ritardo nello sviluppo della teoria della mente e altri studi che invece dicono che non è così, quindi non c'è accordo tra le ricerche. E allora dobbiamo ancora capire bene qual è il ruolo, per esempio, della percezione visiva nella capacità di inferire lo stato mentale degli altri. Il ruolo nello sviluppo di questa capacità, perché poi ovviamente le persone non vedenti sviluppano la teoria della mente, come in età adulta. Però qui bisogna capire quali sono gli step di sviluppo quando i bambini sono piccoli e ci sono queste età critiche, ok? Allora, perché è importante rispondere a queste domande teoriche che io vi ho presentato oggi? Innanzitutto c'è una curiosità teorica, l'aspetto teorico. È interessante capire quali sono i processi di sviluppo di questa teoria della mente, la capacità di capire il funzionamento mentale proprio altrui, e quindi c'è un interesse teorico di spiegazione dei processi di sviluppo. Però poi ci sono degli importantissimi aspetti applicativi. Da una parte, se noi abbiamo capito meglio i processi di sviluppo, possiamo fare meglio una diagnosi, per esempio, dei bambini con alcune forme di disabilità o disturbi del neurosviluppo. Possiamo distinguere meglio bambini con forme di disturbo di linguaggio molto molto grave da bambini con autismo. E una diagnosi fatta bene implica dei percorsi di riabilitazione, di sostegno, percorsi educativi che possono essere tarati meglio. Ma d'altra parte i percorsi educativi sono molto importanti anche per i bambini a sviluppo tipico. Quindi la capacità di capire il funzionamento della mente è fondamentale per tutte le interazioni che noi abbiamo con le altre persone ed entra nella nostra vita quotidiana questa capacità. Quindi se noi capiamo bene come si sviluppa, possiamo anche pensare a dei percorsi per facilitare lo sviluppo di questa competenza anche nei bambini a sviluppo tipico, percorsi che possono essere utilizzati nelle scuole ad esempio. E quindi abbiamo dei risvolti applicativi molto importanti e questi sono due esempi possibili. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, queste erano le pillole di psicologia ed era un esempio su uno degli studi possibili che possono essere fatti nella psicologia dello sviluppo e dell'educazione.